tutto il corpo di polizia municipale è in piena emergenza, si sta occupando soprattutto di controlli sulle strade per verificare eventualmente la gente che sia in regola, che si muova, diciamo, rispettando le regole dettate dal governo, in particolare per quanto riguarda i movimenti relativi a dare lavoro, spesa, acquisto farmaci. Tutte le altre cose, diciamo, come capite, sono vietate. Avete riscontrato qualche anomalia, nel senso qualcuno che non No, rispetta il... ieri sono iniziati i controlli in maniera massiccia dalla mattina fino a mezzanotte, non abbiamo riscontrato violazioni, abbiamo già segnalato il report alla prefettura, così come ci ha indicato, e quindi continuiamo ancora i controlli. La prossima settimana potenzieremo il numero di pattuglie da dislocare in tutti i punti della città, dalla mattina alle 8 fino a mezzanotte, anche nei weekend faremo anche un servizio notturno. Questo foglio, appunto, d'autocertificazione, ma diciamo per qualunque tipo di movimento anche all'interno della città. Si assume il cittadino la responsabilità di dichiarare all'operatore che sta seguendo il controllo qual è la motivazione del suo movimento, e quindi l'operatore di polizia può poi controllare se questo risponde al vero. Quindi se io sto andando a fare una visita o a comprare delle medicine o fare qualche altra cosa che è necessaria, se non è così, diciamo, si va incontro anche a altre violazioni, sia oltre a quella prevista dalla violazione 150 del codice penale, anche le false e mendaci dichiarazioni. Se capita che non si ha la possibilità magari in quel momento di stampare il foglio, cosa succede? La dichiarazione non è che deve essere fatta per forza con un foglio prestampato, basta un semplice foglio riportando le norme di legge, quindi anche un foglio di carta bianco da compilare al momento va bene, però le nostre pattuglie sono fornite di quel modello in modo da agevolare eventualmente la dichiarazione.